domenica, ben ritrovati di nuovo, ma di fatto non ci siamo mai fermati perché insomma abbiamo chiuso diretta stadio non più tardi di 10 minuti fa, in questa domenica che al calcio abruzzese non ha regalato neanche una gioia, dalla Serie B alla Serie C fino alla Serie D, di fatto delle formazioni abruzzesi che erano impegnate in questo fine settimana, solamente il Castelnuovo ieri contro la Vastese ha vinto la sua partita. Per il resto davvero un momentaccio, una domenica da cancellare il più in fretta possibile per le squadre di casa nostra. Perde il Pescara contro la Cremonese e ovviamente ne parleremo col nostro Paolo Renzetti che è in collegamento. Ciao Paolo. Buonasera, ciao Jacopo, un saluto ai nostri telespettatori. Ben ritrovato, tu oggi insomma, hai seguito la partita, poi nel post gara hai ascoltato anche il presidente Sebastiani che ha analizzato, ha fatto il punto anche delle ultime trattative di mercato, soprattutto per quanto riguarda Sørensen, che di fatto anche da Breda è stato ufficializzato tra virgolette, perché insomma non c'è ancora niente di ufficiale, però diciamo che ci siamo. Abbiamo terminato poco fa di seguire il Teramo che perde in trasferta contro la Viterbese, quindi chiude a 28 punti il girone d'andata. Settimana prossima avrà il primo match del girone di ritorno allo stadio Barbera contro il Palermo, con cui aveva aperto un girone d'andata molto positivo e che invece si conclude molto male. In Serie D, pareggio per il Pineto, deludente pareggio per il Pineto in casa contro il Fiuggi, sconfitte per il Giulianova in casa contro l'Aprilia e per il Notaresco, ridotto in 10 uomini, a Genzano contro la Cinzia Alba Longa. Ne parleremo fino alle 21.30 perché praticamente con qualche minuto di pausa, ma di fatto dalle 14.20, 14.25 andremo avanti fino alle 21.30 in una domenica interminabile, certamente di lavoro per noi, ma speriamo insomma che per gli appassionati di calcio sia un modo per stare in compagnia. Ovviamente tra poco è rimasto con me dall'altra parte dello studio Andrea Costantini, che ritrovo con piacere. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ok, eccoti qua. In questo momento sta parlando a Viterbo Paci, la nostra Ania Cantagalli sta seguendo la conferenza stampa di Paci dalla sala stampa delle Ricorocchi di Viterbo, ma Paolo ovviamente partiamo con te, con i risultati e la classifica di Serie B, perché è arrivata questa sconfitta meritata, perché oggi insomma abbiamo visto la partita, davvero un Pescara brutto, specie nella ripresa, 0-2 contro la Cremonese in un 18° turno che deve ancora vedere Empoli Salernitana alle 21 e poi alle 21 di domani Spal Reggiana. Vediamo la classifica che dunque vede il Pescara, rispetto alla partita contro la Reggiana che aveva dato un po' di slancio, fare la classica mossa del gambero, ovvero torna un po' indietro, viene ricacciato indietro in una classifica che vede l'Empoli che deve ancora giocare a 34 punti, il Cittadella è secondo a 33, la Salernitana e il Monza a 31, peraltro la Salernitana che sarà il prossimo avversario del Pescara allo stadio Arecchi. Paolo, mentre vediamo le immagini, ecco, a distanza di qualche ora, facciamo un po' il resoconto di quella che è stata una partita brutta, specie nel secondo tempo. Primo tempo, tutto sommato, un Pescara ordinato, non trascendentale, però quantomeno ordinato. Nella ripresa, beh, sì, non è stato. È rientrata una Cremonese forse diversa, ma una Cremonese che è totale padrone del campo. Sì, non è stato un pomeriggio positivo per il Pescara, chiaramente questa sconfitta che arriva nell'ennesimo, è arrivata nell'ennesimo scontro salvezza di questa parte di stagione, chiaramente non ci voleva, non agevola il compito di Breda, soprattutto è arrivata dopo 90 minuti nel complesso deludenti da parte del Pescara, direi appena sufficienti i biancazzurri nel primo tempo, direi molto deludenti. Direi quasi imbarazzante la prova del Pescara nella ripresa. Chiaramente poi bisogna anche dire un'altra cosa, che se noi andiamo a vedere, Jacopo, al di là, al netto delle assenze che oggi ci sono state dall'una e dall'altra parte, se andiamo a vedere l'organico della Cremonese, fa specie
vedere la Cremonese a 18 punti, perché questa è una squadra che ha giocatori che potrebbero giocare 4-5 di quelli a disposizione di Pecchia da oggi e fino all'altra due settimane fa di Bisoli, giocatori che potrebbero giocare tranquillamente anche in Serie A. Bartolomei ha giocato in Serie A fino a poche ore fa con lo Spezia, ma Carnesecchi è il portiere dell'Under 21, Castagnetti è un giocatore che insomma ha fatto tantissime partite in Serie B e anche in Serie A e ha tantissime presenze nel torneo cadetto, giocatore di assoluto valore, ma ce ne sono tanti altri, Bianchetti, lo stesso Ciofani che aveva oggi sbloccato il punteggio col Frosinone, ha giocato tante gare nella massima serie, quindi fa specie vedere la Cremonese in questa posizione di classifica. Resta però il fatto che guardando i numeri del campionato, quello di oggi era un match spareggio, era l'ennesima sfida salvezza per il Pescara, che avrebbe dovuto cercare di ottenere un risultato diverso. Abbiamo detto prima della partita che bisognava cercare di vincere, ma soprattutto di non perdere. Invece è arrivata una sconfitta meritata, soprattutto per quello che il Pescara non ha fatto nel secondo tempo, perché nella ripresa insomma c'è stata una sola squadra in campo, la Cremonese, e questo insomma è un aspetto che deve far riflettere, perché lo abbiamo detto anche altre volte, si può perdere, si può vincere, si può perdere con tutti, però bisogna, quando si perde bisogna farlo in un certo modo. Insomma, il Pescara nel secondo tempo non è praticamente sceso in campo, quindi questo sicuramente è un aspetto che deve far riflettere, perché in casa, e chiudo il mio intervento, Jacopo, il Pescara in questo girone d'andata che si chiuderà sabato con la Salernitana ha perso 5 partite, sono tante, tantissime, troppe, è inammissibile perdere 5 partite in un girone, 5 partite in casa. È vero che si gioca senza pubblico, è vero che il fattore campo già dall'anno scorso ha un valore relativo rispetto a quando si giocava con gli spalti, con i tifosi, però voglio dire, resta sempre il fatto che le squadre di casa qualcosa in più devono cercare di fare. Insomma, quest'anno il Pescara allo stadio Adriatico ha fatto davvero poco, bisogna invertire la rotta anche per quanto riguarda le gare casalinghe, oltre che del campionato in generale. Assolutamente sì. Paolo, un'altra considerazione, poi ovviamente andremo ad ascoltare anche Breda, il presidente Sebastiani, nell'intervista lunga che ti ha rilasciato al post gara, anche le parole ovviamente di Fabio Pecchia. Hai avuto anche te, poi lo chiedo anche ad Andrea, la sensazione che dopo il primo tempo, anche se inconsciamente, il Pescara abbia pensato, beh, se questa è la Cremonese della prima frazione, tutto sommato continuando a giocare in maniera ordinata, alla fine la teniamo in bilico e poi chissà, arriva come contro la Reggiana, arriva il gol risolutore. Probabilmente è stato così, ed è quello che ha detto il presidente Sebastiani nell'intervista che poi andremo ad ascoltare. Ha detto il presidente, probabilmente il primo tempo ci aveva illuso, perché non avevamo fatto non benissimo ma neanche male, invece poi insomma ci si aspettava che nella ripresa potesse accadere qualcosa di diverso, e invece è accaduto molto di diverso rispetto al primo tempo, perché il Pescara ha fatto male, molto male. Ci sono delle attenuanti, inutile ripeterle. È chiaro che Breda giustamente non vuole neanche sentir parlare di questo, però in una squadra che, lo dico per l'ennesima volta in questa stagione, è stata costruita in maniera poco omogenea, ha dei problemi, ha dei limiti sia in difesa che in attacco, quando è costretta a giocare soprattutto in difesa con gli uomini contati, con un centrocampista adattato a difensore centrale, a centrocampo con Omeonga che ha giocato in una posizione non sua, con Masciangelo che non stava benissimo, con qualche altro giocatore che non è al 100% della condizione, è chiaro che va incontro a dei problemi. Adesso arriverà probabilmente domani, dopodomani, la firma di Sorensen, e questo sarebbe già un tassello importante, perché questa squadra purtroppo quando vengono a mancare 2-3 giocatori va in grossa difficoltà, e oggi con la Cremonese nel secondo tempo è stata in grandissima difficoltà, e insomma è finita 2-0, ma poteva finire con un punteggio molto più pesante per il Pescara. Eh sì,
Andiamo già ad ascoltare le parole in conferenza stampa del tecnico biancazzurro Roberto Breda, come ha letto la gara di questo pomeriggio terminata con la vittoria della Cremonese. La sua partita, se uno perde, non è una frase di circostanza, ma logico che può fare di più. Da facile, o che potevamo, no, che insomma, o che per forza di cose dovevi fare l'arrembaggio, perché in ogni caso è una squadra che la Cremonese, che secondo me ha dei valori, e dovevamo fare una partita equilibrata. Nel primo tempo qualche situazione interessante abbiamo fatta, più che altro su palla inattiva, tipo sulle rimesse laterali, su qualche altra palla inattiva, però abbiamo cercato poco certe situazioni che invece avevamo provato, penso a un po' sui quinti, un po' su certi tipi di ripartenze, perché poi a volte che hai fatto, in ogni caso hai guadagnato campo con tanta facilità. Però è anche vero che trovi di fronte un avversario che era la prima volta che giocava con questo tecnico, e quindi certe cose le immagini, ma poi trovarle in campo a volte è diverso da quello che puoi immaginare, perché non li hai mai visti giocare. Però al di là di questo dobbiamo lavorare sul nostro miglioramento di tutte e due le fasi. A me non interessa chi manca e chi non c'è, perché alla fine si lavora e si trova tutti quanti, e per quella partita chi c'è sono i migliori che abbiamo. Quindi in ogni caso lungi da me e dal gruppo trovare questo tipo di alibi. Noi abbiamo fatto una partita che sicuramente non era bella, però alla fine un pochino ce la siamo complicata, perché se finisce 0-0, no, non perché le occasioni non abbiano avute, perché in certe situazioni potevamo far meglio noi, ma anche là lavoriamo sempre su non trovare alibi, su cercare di far meglio. Sul discorso mercato, domani arriva questo ragazzo, che è un ragazzo che ha una storia importante, perché ha fatto in Italia, ha fatto la Serie A con più squadre, quando è andato all'estero ha giocato sempre in campionati importanti, soprattutto su quello tedesco, e quindi certamente è un giocatore che ha dei valori. Poi, come sempre, un pochino bisogna vedere come arriva, se è subito abile oppure no, però sulla qualità del ragazzo sicuramente è un giocatore che ha fatto la Serie A. Sulle altre situazioni di mercato stiamo sempre parlando, qualcosa di volta in volta arriva. Faccio l'esempio di Mancin, che secondo me anche oggi ha fatto vedere che ha, che qualità ha. E sui mercato non è i tempi, però logico che non dipendono solo da noi, ma dipendono anche da certe circostanze che a volte hanno bisogno di giorni in più o di situazioni che si incastrano. Quindi va bene, ma a me interessa relativamente poco, nel senso che non è che non mi interessi il mercato, anzi, però vedo che la società ci sta lavorando. Forse una delle poche società quest'anno che lavora, per gli ultimi anni che ho avuto, è stata sicuramente peggio. E quindi stanno lavorando su quello che dicono, che non è poco. Io devo pensare alla squadra, devo pensare a lavorare, a resettare questa partita, perché era una partita che poteva farci fare un bel passo in avanti, non ci siamo riusciti, però il campionato non finisce, quindi bisogna usarla per migliorare e per far sì che certi errori che magari facciamo non li facciamo più. Oh, Paolo, il discorso di Breda è chiarissimo, poi può trovare l'apprezzamento o meno del tifoso, però dice giustamente, io credo che lui prenda l'esempio Sorensen come esempio tipico di come sarà il mercato del Pescara. Andiamo avanti con i giorni, poi si possono creare situazioni che oggi neanche ci si pensa, che però domani, in un'ottica di mercato molto imprevedibile e con pochi danari, può liberare anche possibilità oggi che sembrano inesplorabili. E questo però, se da un lato può portare magari un giocatore che in avanti soprattutto di ottimo livello, così come nel suo ruolo è di ottimo livello Sorensen, però si corre il rischio di dover aspettare un po'.
Beh sì, è chiaro che adesso il tempo stringe, perché è passata questa mini sosta, adesso ci sono la partita con la Salernitana, poi quella di Verona col Chievo, poi ci saranno altre partite in mezzo alla settimana, poi il mercato tra l'altro il 1° febbraio chiuderà. Però è vero quello che dice Breda, si possono creare delle situazioni inaspettate, inattese, come quella di Sorensen, ne parlavamo oggi anche durante Diretta Stadio con Andrea, che questo è un nome uscito fuori dal cilindro praticamente a sorpresa, quando nessuno mai aveva fatto il nome di Sorensen la difesa del Pescara. Potrebbe essere così anche per l'attacco, potrebbe uscire fuori all'ultimo momento o nei prossimi giorni anche un'opportunità per il centrocampo, perché probabilmente anche a centrocampo bisognerebbe fare qualcosa. E quindi voglio dire, il mercato può regalare delle sorprese anche in positivo. È chiaro che lo avevamo detto all'inizio di questo mercato, che sarebbe stato importante cercare di dare subito a Breda i giocatori che occorrono, in pratica nei primissimi giorni di mercato, per permettere a questi giocatori poi di scendere subito in campo. E così non è stato, perché il difensore ancora arriva, se arriverà Sorensen domani probabilmente poi potrebbe essere schierato, credo sicuramente sabato a Salerno, l'attaccante non è ancora arrivato, l'eventuale centrocampista ancora arriva, però sappiamo che le dinamiche di mercato sono dinamiche particolari, poi dipende dal Pescara, ma dipende anche dalle altre società o dai giocatori che dovrebbero venire a Pescara, perché tu puoi volere un giocatore, però poi il giocatore deve venire, la società lo deve cedere, devi trovare l'accordo, ci sono le visite mediche, quindi insomma non dipende solo dal Pescara il voler un giocatore. È chiaro che però sarebbe auspicabile averli questi giocatori prima della gara con la Salernitana, perché no, però probabilmente per l'attaccante ci sarà ancora da aspettare. Eh sì, intanto stanno arrivando i messaggi, adesso soprattutto in ottica Terra, poi tra un po' ne parleremo ovviamente, però io Andrea vengo da te, perché in questo momento, vedendo la classifica, a tuo avviso, se il ragionamento che abbiamo fatto io e Paolo è giusto, e speriamo che lo sia, che non abbiamo detto sciocchezze, in questo momento, vedendo la classifica, vedendo i prossimi impegni del Pescara che avrà alle porte, ci sono due esigenze, ovvero rinforzare l'organico, specie davanti, ma fare anche abbastanza presto. È più importante in questo momento aspettare, non andare a prendere per forza, esempio, Jacopo, ma aspettare che si liberi magari Paolo, perché si potrebbe liberare, aspettando un po' di più con il rischio che magari giochi un'altra partita o altre due, oppure fare presto perché poi i punti lasciati per strada possono non tornare più? Beh, la prima cosa che mi viene in mente è che l'importante è che sia un innesto di qualità, poi la tempistica potrebbe definirla il mercato. Ora il Pescara è atteso da due gare molto difficili, però prima della chiusura del mercato il Pescara giocherà proprio queste due trasferte. Io non so come andranno a finire, però si può anche sacrificare qualche giorno in più di mercato, purché poi arrivi qualcuno che non dico possa fare la differenza, ma sia un innesto comunque di qualità. Io dico che la priorità è quella, cioè uno, che sia un giocatore disponibile e che non sia in condizioni fisiche precarie, perché ricordiamo, c'è stata anche sfortuna, Pucciarelli lo scorso anno, preso per sostituire Mancin, arriva e si fa male e salta due mesi di stagione, poi è arrivato anche il lockdown. Quindi importante è che stia bene, che non si faccia male subito, ma soprattutto che stia bene, che non abbia quei problemi cronici che avevano ad esempio Seter e Asensio. Quindi che stiano bene e poi che siano giocatori anche di una certa qualità. Queste sono le priorità. Poi se per arrivare bisogna aspettare anche gli ultimi giorni di mercato, pazienza. L'importante è che gli obiettivi prefissati arrivino. Sono due essenzialmente, il centravanti e il difensore Sorensen mi sembra un'ottima addizione, bisogna vedere per il centravanti. Poi si parlava questo pomeriggio anche in conferenza stampa con Breda,
per il centrocampo potrebbe essere utile anche un giocatore più strutturato, un giocatore, un incontrista strutturato fisicamente, perché il Pescara ha un giocatore sì strutturato come Maestro, che però non è un incontrista, e i giocatori più di protezione davanti alla difesa sono Busellato, in parte Omeonga, che sono giocatori brevilinei. Probabilmente per fare un certo tipo di gioco servirebbe anche quel tipo di calciatore, cioè un giocatore di fisico, di centimetri, bravo a fare da frangiflutti. Ma se dovesse arrivare, se si dovesse puntare a questo tipo di giocatore, qualcuno dovrebbe uscire, perché poi anche con l'arrivo di Machin farà l'attaccante, farà la mezzala, però cominciano a essere tanti, ricordiamo Omeonga, ricordiamo Fernandes, Valdifiori, Busellato, Memusciai, Maestro, in parte Machin, forse ne dimentico anche qualcun altro. Forse sono troppi. Se deve arrivare un altro centrocampista, qualcuno deve uscire. Per il resto, insomma, gli obiettivi sono quelli. Uno è stato più o meno centrato, Sorensen, e poi aspettiamo la punta. Assolutamente. E di mercato, e non solo, ha parlato al microfono il nostro Paolo Renzetti, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Presidente, allora partiamo dal 91esimo, l'abbiamo vista parlare per diversi minuti con Ariedo Braida. Motivo della chiacchierata, Ceravolo? No, motivo della chiacchierata è il grande rapporto di amicizia che abbiamo, e ogni volta che ci vediamo ci dilunghiamo anche troppo, ma non abbiamo assolutamente parlato di mercato. Ah, la trattativa per Ceravolo? Non c'è nessuna trattativa per Ceravolo. Presidente, poi parleremo un attimo di mercato verso la fine, parliamo invece di questa partita, una brutta sconfitta in uno scontro diretto, l'ennesimo di questa parte di campionato, discreto primo tempo del Pescara, ma nella ripresa la prestazione è stata negativa, non c'è stato un approccio a nostro avviso come c'era stato nel primo tempo della squadra in avvio di ripresa? Ah, probabilmente il primo tempo ci ha un po' ingannati, ci ha un po' illusi, perché nel primo tempo obiettivamente non abbiamo rischiato nulla. Dovevamo avere un rigore su Seterre che era grande, abbastanza netto, grande come una casa, non ci è stato dato, e poi rientri in campo, probabilmente abbassi un po' l'intensità, l'attenzione, e abbiamo regalato due gol veramente da polli, ma proprio da polli veri. Però più in generale nel secondo tempo, Presidente, la squadra non è riuscita a proporre granché né sul piano del gioco né sul piano delle occasioni rispetto al primo tempo. Secondo lei come mai? Se non metti la giusta attenzione, l'intensità giusta in tutti e due i tempi, le partite durano 95 minuti, non ci sono partite che durano un tempo, quindi se non abbiamo la contezza di questo fatto, probabilmente ci creeremo dei problemi sempre. Lo abbiamo fatto a Reggio Emilia giocando addirittura negli ultimi 5 minuti in 9, e oggi invece in parità numerica, secondo tempo forse abbiamo pensato che la partita fosse già finita. Così non vai da nessuna parte, quindi abbiamo fatto un passo indietro sicuramente rispetto all'ultima partita. Secondo lei, Presidente, la sconfitta di oggi è figlia delle tantissime assenze in difesa, o ci sono delle altre motivazioni? No, ma sicuramente avete visto, tutta la formazione era rimaneggiata, abbiamo fatto giocare Masciangelo che pure in settimana forse si è allenato una volta sola, là dietro abbiamo dovuto mettere Valdifiori centrale, purtroppo le assenze pesano, però non deve essere un alibi, perché poi se andiamo a vedere alla fine non è che hanno fatto così male quelli che hanno dovuto giocare in posti che non erano i loro, per cui non bisogna cercare alibi, bisogna metterci di più, e se i giocatori non capiscono questo, cioè non possiamo abbassare la guardia, vinciamo una partita, ci facciamo belli e poi ci addormentiamo, non è questo il modo di giocare in Serie B, così in Serie B puoi perdere veramente tutte le partite. Ne faccio due nomi, Presidente, Galano, Machin. Abbiamo visto un Galano un po' svogliato, tra virgolette, un po' svagato, e abbiamo visto invece un Machin che quando è entrato in campo ha avuto un buon approccio nella gara, si è subito proposto con generosità, insomma due facce di una stessa medaglia. Adesso fare le critiche su questo o quell'altro giocatore a me non piace. Però non è più il Galano che eravamo abituati a vedere, non da oggi, Presidente. Non so se è d'accordo con noi. Senza gettare la croce addosso su Galano. Galano ha fatto delle bellissime partite nelle ultime. Oggi certo, probabilmente aveva...
qualche problema. Oggi non è stato il Galano sicuramente migliore, però bisogna gettare la croce addosso a questo e a quel giocatore. Io credo che quando si vince in 11, quando si perde in 11 ugualmente, e quindi la colpa è di tutti. Presidente, il calendario ora propone due trasferte al Pescara, due gare difficili, Salerno prima e Verona poi con il Chievo. Bisogna cercare di cambiare marcia, anche perché questa squadra nelle ultime giornate ha dimostrato forse di trovarsi più a suo agio nelle gare in trasferta. Ma non è una questione di trasferta o di gare casalinghe, questa squadra si trova a suo agio quando ci mette l'impegno, quando ci mette veramente il cuore, il campo, quando ci mette tutto quello che hanno per 95 minuti. Quando poi si cerca quando si vuole fare la partita, cioè, la Serie B è questa, bisogna anche fare delle partite sporche dove magari all'ultimo minuto fai gol e porti a casa i tre punti, come è successo a Reggio Emilia, una partita soffertissima. Per cui voglio dire, se non si gioca con quel piglio lì si fa fatica con tutti. Presidente, chiudiamo con il mercato. Le ha detto Ceravolo non è un obiettivo del Pescara, Sorensen nelle prossime ore dovrebbe invece diventare un giocatore del Pescara. Diciamo che abbiamo un accordo di massima col suo procuratore, quindi vediamo tra domani e martedì se di poterla chiudere, perché è un giocatore con delle caratteristiche che a noi ci completa il reparto. Per quanto riguarda l'attacco, lei diceva Ceravolo non c'è nessuna trattativa, che cosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa? Non è cambiato assolutamente nulla, perché come dicevo, cioè, ci sono degli attaccanti che probabilmente sono in movimento, Ceravolo è uno di questi e quindi viene accostato a quelle società che hanno bisogno di fare l'attaccante, ma io personalmente non ho mai parlato con il procuratore di Ceravolo, che si credo mi diceva qualche tuo collega che ha chiarito il fatto che Ceravolo al 99% non diventa giocatore del Pescara, ma obiettivamente io al procuratore di Ceravolo non gliel'ho mai chiesto Ceravolo, quindi non lo so perché si è affrettato a chiarire questa situazione, e non credo che sia obiettivamente neanche il profilo quello che serve a noi, quindi noi stiamo lavorando su delle situazioni e vedremo nei prossimi giorni. La Mantia e Montalto sono invece due nomi ancora diciamo validi per l'attacco del Pescara, Presidente? Ma io non credo che la Mantia sia sul mercato. Non credo proprio che l'Empoli metta la Mantia sul mercato. Montalto è un giocatore del Bari, sta facendo anche molto bene a Bari, quindi noi abbiamo comunque un'idea nostra. Nei prossimi giorni vedremo di chiudere qualcosa di quello che pensiamo noi. L'ultimissima, Presidente, prima di ringraziarla, voi credete ancora su Asensio, sulla sua ripresa da un punto di vista fisico, parlando di attacco? Certo che ci crediamo, crediamo in Asensio, crediamo in Zeter, crediamo in tutti i giocatori che abbiamo, ci mancherebbe. Asensio è appena ritornato, in settimana si aggregherà al gruppo, quindi comincerà a lavorare col gruppo e a tutti gli effetti un giocatore del Pescara è un giocatore dal quale noi ci aspettiamo molto. Intervista lunga, ma i temi erano oggettivamente tanti. Paolo, parto dalla fine, perché poi in realtà se ha senso, intanto Andrea si è allontanato, tra poco torna con noi, ecco perché avete visto la sedia vuota. Se Asensio torna, ricomincia a lavorare con il gruppo, il Pescara diciamo che nel ruolo non è in emergenza proprio assoluta, ecco. Però il problema è la tempistica. Beh sì, bisogna vedere come tornerà Asensio. Se Asensio starà bene, come tutti ci auguriamo, potrebbe essere il primo rinforzo di gennaio in attacco per il Pescara, perché un giocatore che lo scorso anno nel girone di ritorno a Cosenza, mi ricordo, fece molto bene, fece anche qualche gol, 6-7 mi sembra, quindi insomma un giocatore che se dovesse star bene, come ci auguriamo, potrebbe essere un giocatore molto utile alla causa. Poi ovviamente arriverà un'altra punta, il presidente Sebastiani lo ha detto chiaramente, anche se fra le righe abbiamo delle nostre idee, e tra qualche giorno cercheremo di chiudere una di queste trattative, quindi vedremo se sarà un nome a sorpresa come è stato per Sorensen, per la difesa. Io su Ceravolo devo dire che la penso un po' come il presidente, credo abbia detto quello che è, cioè che Ceravolo non è probabilmente la prima scelta per il Pescara per quanto riguarda anche le sue caratteristiche tecniche, però
Da questo punto di vista è chiaro che qualcosa bisogna fare, che sia Lagumina, che sia Ceravolo, che sia Montalto, che sia qualche altro giocatore, una punta deve arrivare. Se poi, come ci auguriamo, ci sarà anche il recupero totale di Asensio, ancora meglio, perché il campionato di Serie B è lungo, il girone di ritorno deve ancora iniziare, quindi tra Seper, Asensio, Macin e un altro attaccante, insomma, Breda potrà fare le sue scelte, potrà anche pensare di cambiare modulo, di alternare i giocatori, perché non è detto che si deve fare il 3-5-2 per tutto il campionato, per tutta la stagione. Io credo che con determinati giocatori, con determinate caratteristiche, si possa anche cambiare modulo. Bisogna però cambiare risultati, perché insomma questa sconfitta è una sconfitta che non ci voleva. Pescara, insomma, in classifica l'abbiamo vista, la classifica ha fatto quel passo indietro che non fa dormire sonni tranquilli, anche perché 16 punti in questo momento sono pochi. Sabato si chiuderà il girone d'andata, speriamo che Pescara riesca a girare a 19 o anche a 17, non sarebbero tanti punti, anche se quest'anno la quota salvezza credo sia più bassa di quella dell'anno scorso, però nel girone di ritorno bisognerà camminare in maniera molto più spedita, bisognerà farlo con una squadra evidentemente rinforzata. Andrea, due considerazioni. Una che ci arriva da casa, dal nostro telespettatore che ci scrive: al netto di Galano, che viene spesso sostituito, l'organico del Pescara in un'ipotetica classifica, diciamo sulla carta, dove andrebbe collocata? E poi, se ci aiuti, te che lo conosci meglio di noi, se ci aiuti ad analizzare che tipo di giocatore è Sorensen. Allora, se rivediamo la classifica, visto che si parla di organico, io penso che in generale l'organico del Pescara non sia inferiore a quello dell'Ascoli, non sia inferiore a quello dell'Entella, non sia inferiore a quello della Reggiana, non sia inferiore a quello del Cosenza, neanche a quello della Regina. Certo, la Cremonese è una squadra forte, però prima si diceva sì, Castagnetti, Valzania, ma a centrocampo il Pescara, ad esempio, se stiamo al pedigree, perché noi sì, possiamo fare su queste valutazioni su questo tipo, Valdifiori, Memusciai, non è che tutte le squadre di Serie B abbiano per pedigree giocatori di questo calibro, poi bisogna vedere se come rendono loro e tutti gli altri. Non penso sia inferiore al Vicenza, anche se al Vicenza invidio la batteria di attaccanti che ha. Ecco, il Brescia è già una squadra di caratura superiore. Pescara non lo vedo complessivamente inferiore al Pisa, però ripeto, il Pescara è in un trend del suo ciclo in Serie B purtroppo discendente, già dalle ultime stagioni, dopo Pillon è stato problematico, era arrivata la retrocessione sul campo la scorsa estate, si sta proseguendo quasi sulla stessa falsariga, poi ci sono dei momenti migliori, come quando è arrivato Breda, la squadra si rialza e poi si riscivola nella mediocrità, ma se stiamo all'organico, insomma, anche in difesa, gente come Salvatore Bocchetti, gente come Scognamiglio, come Balzano, ripeto, sempre se stiamo ai nomi, sono assolutamente di livello. Lì davanti anche ci sono nomi importanti, Asensio è un attaccante importante per la B, purtroppo però non c'è stato mai. E qui la responsabilità della società, che ha scelto un attaccante che però si portava dietro dei problemi cronici che lo hanno limitato anche nelle stagioni scorse, vedasi Pisa nella prima parte della scorsa stagione, lo stesso Seter aveva dei problemi. Quindi, se stiamo all'organico, il Pescara dovrebbe stare in una certa fascia di classifica che non è quella attuale, però poi in campo si va, bisogna rendere, e la Cremonese, che oggi ha fatto un figurone a Pescara, ha gli stessi problemi, anzi anche di più, perché è una squadra che costa molto di più, che ha giocatori dal pedigree importante, ma sono due anni che rischia di retrocedere, cioè lo scorso anno ha rischiato di retrocedere e quest'anno ha la stessa classifica del Pescara, certo. Quindi poi il campo docet. Per quanto riguarda Sorensen, è un giocatore, lo dicevo nel pomeriggio, ha fatto carriera ma forse non fino al punto che ci si aspettava, perché davvero era un ottimo prospetto quando era la Juventus, poi è stato a Bologna, a Verona, quindi la svolta in carriera, ha approdato in
in Germania, ha giocato diverse stagioni con il Colonia, però è andato in calando perché nelle ultime stagioni ha fatto sempre meno, è andato in prestito allo Young Boys, è tornato quest'anno appena 3 presenze, solo una da titolare, quindi evidentemente è un giocatore che ha delle potenzialità che ha espresso in parte, ha però delle esperienze importanti. Nel Pescara e nella Serie B italiana sicuramente è un giocatore di fascia alta, però poi anche in questo caso deve parlare il campo, perché se arriva demotivato dopo che ha fatto tanta Bundesliga, viene nella Serie B per salvarsi, se si cala male nella realtà, magari può non fare bene al Pescara. Se arriva con la giusta mentalità, parliamo di un giocatore che è di un'altra categoria e che peraltro è anche duttile, perché è un destro che può giocare centrale in una difesa a 4, centrale di destra in una difesa a 3 e può fare anche il terzino, il quarto di destra in una difesa a 4. Quindi è un giocatore assolutamente duttile, un giocatore di livello, è un grande acquisto a mio avviso, però poi anche in questo caso la parola passerà al campo e deve arrivare con le giuste motivazioni. Assolutamente. Va bene, noi chiudiamo, siamo per andare in pubblicità. Saluto Paolo che si alterna con Ania sulla stanza Zoom. Ciao Paolo. Ciao, buona serata, grazie. Grazie a Paolo Renzetti, vedo già collegata la nostra Ania Cantagalli, perché dopo la pubblicità parliamo della sconfitta del Teramo a Viterbo. Prima però chiudiamo la parentesi relativa a Pescara Cremonese, ricordandovi che domani sera ovviamente l'appuntamento alle 21 con replay con Enrico Rocchi, ci sarà anche Andrea in studio, gli ospiti collegati su piattaforma per analizzare questo momento anche alla luce del mercato. Ci ascoltiamo Pecchia, poi pubblicità e poi apriamo la pagina del Teramo. Pecchia. Contento perché i ragazzi hanno risposto, l'atteggiamento, la voglia di voler fare delle cose e poi il risultato ha premiato tutti loro. È stato un debutto molto positivo di una Cremo che è apparsa molto equilibrata e ha tenuto bene il campo. È d'accordo con questa analisi? Sì, abbiamo concesso forse di più nel secondo tempo qualche ripartenza perché con Galano e Seterre si fanno fatica, giocatori che abbinano qualità e forza, però poi alla fine abbiamo rischiato nulla e il gol poteva essere anche più ampio il margine. Si aspettava già certi risultati dopo così pochi giorni di lavoro? Ah, io ho visto in questa settimana un'applicazione e devo dire la verità, ero molto curioso di vedere l'opera, non era semplice, infatti col passare della gara, dei minuti, la squadra prendeva sempre maggiore consapevolezza e solo sciogliersi e forse l'inizio l'hanno un po' pagato. Quali corde ha toccato per rinvigorire una squadra che prima della sosta sembrava un po' persa e sfiduciata? Io penso che in qualsiasi situazione si trovi una questione di fiducia, loro sulla fiducia, fiducia in loro, fiducia nel gruppo, conosco tanti giocatori, a parte giovani ma anche giovani, quindi una questione di fiducia. Ecco, per me la parola fiducia nel gruppo, nel lavoro e poi lavorare dal punto di vista tecnico, infatti la prima base è quella di aver fiducia nel gruppo. Può spendere due parole sui nuovi arrivati? Carnesecchi è parso molto sicuro e attento, anche se impegnato pochissimo, e Bartolomei già in grado di fare la differenza in mezzo al campo. Il mercato ha portato errori, freschezza, anche la giusta dose di esperienza con Bartolomei, però quanto prima spero che finisca prima possibile il mercato, perché questo è difficile da gestire, perché dobbiamo creare quanto prima un blocco unico. La squadra ha insistito con il proprio gioco, anche se nel primo tempo le occasioni sono state poche. Che cosa l'ha convinta a continuare su questa strada? Perché vogliamo percorrere una strada, bisogna insistere. Il primo tempo abbiamo creato effettivamente poco, abbiamo dato qualche tiro in porta, però poi questa condizione alla lunga, quando si sono aperti gli spazi, si sono create opportunità per fare gol. Eccoci rientrati, seconda parte di questo Abruzzo del pallone veramente extra, extra, extra large. Andremo avanti fino alle 21.30, ma tanto sono sicuro che dalle 20.45 in poi gli ascolti chiaramente si indirizzeranno verso altri lidi, ma d'altronde è normale che sia così. Apriamo la parentesi Teramo, che abbiamo seguito la partita alle 17.30 con la nostra Ania, l'abbiamo vissuta insieme la partita. Ania ha appena terminato di parlare
Massimo Paci, tra poco ci dirai che cosa ha detto, ma innanzitutto cosa ha detto questa partita? Ma ha detto di un Teramo ancora una volta in difficoltà, soprattutto a far male lì davanti, ovviamente, perché allo svantaggio non ha saputo replicare la formazione di Paci, ma questa è un'affermazione abbastanza scontata vista come è finita la gara. Ha detto la partita di un Teramo che aveva iniziato bene il match nel primo quarto d'ora, nei primi 20 minuti, ma poi si è spenta la formazione di Paci, ne ha guadagnato la Viterbese, che ha fatto ben poco, devo dire, per almeno nella prima frazione e anche nella seconda, per mettere pericoli, per creare pericoli dalle parti di Lewandowski. Ci ha messo qualcosa di suo il Teramo nel regalare diversi calci di punizione nel primo tempo, e da questi calci di punizione, da uno di questi calci di punizione, quindi da palla inattiva, è scaturito il gol decisivo di Markic, che poi ha regalato il successo alla Viterbese. Proprio a tal proposito ho chiesto spiegazioni a Paci di quali fossero le proteste del Teramo, come vediamo che hanno cercato il direttore di gara proprio per protestare per il gol della Viterbese. A quanto pare si protestava, anche se Paci ha ammesso di essere lontano, di non aver capito benissimo, per una posizione di offside, non si sa bene di chi, ecco, nello specifico, però si protestava in casa Teramo per una posizione di fuorigioco di un giocatore della Viterbese. Nel secondo tempo il Teramo ci ha provato un pochino di più, ma è stato bravo Lewandowski, come in questa occasione su Tunkara, a chiudere lo specchio della porta. Decisivo Lewandowski anche quest'oggi in due o tre occasioni per evitare che il passivo potesse essere paradossalmente ancora più pesante. È vero d'altra parte che il Teramo ha colto due o tre legni, uno con Bombaggi e un doppio legno con Gerbi nel finale di partita, però rimane una gara giocata dal Teramo in maniera che aveva iniziato bene, ma che poi tendenzialmente non è riuscito a riprendere proprio a livello di atteggiamenti. Gli episodi non sono girati a favore della formazione di Paci, ma è evidente che se non vinci da 8 gare di fila qualcosa manca, e non sono solo gli episodi sfortunati. Più tardi proveremo ad ascoltare anche le parole di Massimo Paci. Intanto ci riassumi un po' quello che ha detto? Tra poco, magari poi se riusciamo lo andiamo anche ad ascoltare, però per capire qual è stata la reazione del tecnico del Teramo, mentre vediamo, anche se possiamo, una classifica che oggi dice che il Teramo non è ufficialmente più terzo. No, proprio a tal proposito ha detto il tecnico del Teramo che comunque è una classifica che non va guardata. Il Teramo non deve guardare la classifica secondo l'allenatore, ma deve continuare a concentrarsi gara dopo gara, e che comunque il girone di andata che si chiude quest'oggi rimane un ottimo girone di andata per il Teramo, che come vediamo chiude e fa il giro di boa a 28 punti. Poi ha sottolineato quello che un po' avevamo evidenziato anche noi poco fa durante la partita, cioè della troppa foga, a volte della frenesia che il Teramo ha avuto in certi frangenti, in certi momenti della gara, soprattutto nel primo tempo, su quei falli commessi, ma anche nel secondo tempo a caccia del pareggio perlomeno, ma in maniera, lo ha fatto il Teramo, abbastanza confusa. E secondo Paci questo atteggiamento è un po' figlio della voglia di tornare a vincere, nel senso non si vince da tanto, e quando cerchi di recuperare una gara provi a farlo anche in maniera senza un'idea ben precisa, ma in maniera confusa, quindi non riesci a avere linee di passaggio pulite, non riesci a costruire azioni ben chiare, ma cerchi in tutti i modi di portarti in avanti per cercare di fare qualcosa, ma alla fine viene fuori una gran confusione, e quindi ti serve l'episodio a favore, che anche quest'oggi non è arrivato per il Teramo. Gli abbiamo chiesto poi come potrà ovviare, insomma, come ha preso le squalifiche che ci saranno di Diachité e d'Arrigoni in vista della trasferta di Palermo, che ricordiamo erano in diffida e sono stati ammoniti. E in questo discorso Paci ha intavolato una riflessione di un ambiente che deve cercare di remare in questo momento il più possibile in un'unica direzione, quindi immagino che sia un po'
correlato a quel discorso che ho fatto all'inizio del campionato di tutte le varie componenti che devono continuare, devono remare nella stessa direzione. Tra l'altro non mi sembra che comunque qualcuno stia remando, almeno per quel che ci riguarda, contro il Teramo, se non l'evidenza, insomma, di commentare i risultati che non stanno arrivando. A tal proposito, secondo me un'importante sottolineatura è stata quando ha detto: in questi momenti vengono fuori le squadre con gli attributi. E secondo me, ha detto Paci, noi siamo una squadra con gli attributi. Quindi evidentemente si aspetta evidentemente si aspetta una reazione già domenica prossima, nonostante appunto due squalifiche importanti. Sì, questo è assolutamente vero. Poi, se riusciamo, rivediamo anche l'episodio decisivo, che è quello, il gol di Markic, che poi ha indirizzato la partita verso la Viterbese. Squadra con gli attributi, Andrea, quindi, come dicevamo in sede di commento durante la partita, questo allenatore si aspetta che dall'interno dell'organico scatti probabilmente qualcosa. È forse un messaggio che vuole lanciare, è una mossa psicologica lanciare questo tipo di messaggio. A me non sembra che il Teramo sia una squadra che abbia quella caratteristica, cioè una squadra con gli attributi, ma non per sminuire. È una squadra che è stata che ha vissuto il suo momento migliore basandosi sull'organizzazione di gioco, sui principi di gioco. E poi è stata trascinata da questo modo di giocare. Non è una squadra che ha fatto risultato giocando sulla rabbia, sulla tigna, sull'esperienza o sugli attributi. È una squadra che ha giocato bene e, seguendo quei principi di gioco, quella capacità di pressare, di non dare respiro all'avversario, di giocare alti, di ripartire subito, di sfruttare i movimenti degli esterni. Più volte anche tu stesso hai fatto vedere gli assist di Costa Ferrera per il taglio vincente di Ilari. Cioè, queste sono state delle cose che il Teramo ha messo in campo sfruttando quelle caratteristiche. Non mi sembra che questa sia una squadra da attributi, quindi lui vuole probabilmente stimolare una reazione di questo tipo, una reazione emotiva alla squadra che evidentemente si è un po' troppo appiattita, non solo nel rendimento sotto il profilo del gioco, ma anche dal punto di vista morale. Si è un po' appiattita e lui la vuole scuotere. Devo dire che c'è bisogno di farlo, perché ora alle porte ci sono tre partite durissime. Però non penso che sia quella l'attitudine principale che ha questa squadra. Sì. Io credo che il Teramo, ci scrive, merita questa posizione in classifica. Forse la partenza del campionato è molto positiva, cioè illusi un po', ma non c'è di che lamentarsi. Spero che possa tornare alla vittoria quanto prima. Prima un altro amico da casa ci ha detto: che ne pensate di un eventuale cambiamento in panchina, che però non credo sia neanche minimamente all'ordine del giorno. Non è che lo spogliatoio si è spaccato, ci chiedono anche. E poi un altro spettatore da casa dice: le fortune della prima parte del campionato sono state Lewandowski. Ora, come rispondiamo a queste sollecitazioni? Ma io credo che alla fine un campionato dica sempre e dia sempre il vero valore di una squadra. Cioè, nell'arco di una stagione alla fine tu hai quel che meriti a livello di punti, e quindi gli episodi vanno sempre a compensarsi. La stagione ovviamente non è finita, quindi il Teramo può ancora fare molto, però se nella prima parte di stagione si è visto un gran bel Teramo, è indubbio che nelle ultime 8 gare qualcosa manca, ma non manca solo l'attaccante, non mancano solo gli episodi, mancano una serie di cose che evidentemente non girano come prima. Spogliatoio spaccato non credo, credo che però ci siano, perché credo che sia abbastanza logico immaginarlo, dei giocatori non molto contenti, hanno finora giocato di meno rispetto a quello che magari immaginavano, magari vedendo giocatori che non stavano benissimo giocare anche quando non meritavano. Vedi Bombaggi nei confronti di Mugo, vedi magari una preferenza al minutaggio che implica anche uno spostamento di Santoro più avanti, che non è la sua posizione ideale per l'impiego di Viero. Insomma, ci sono secondo me una sorta, tutta una serie di equilibri che forse sono stati un po' toccati, e il Teramo deve un po' ritrovarsi
prima di tutto all'interno di squadra, per poi evidentemente cercare di arrivare a qualcosa di che è qualcosa che prima c'era e adesso non c'è. Io non credo, cioè, se si parla di una gara si può dire ok, è un episodio sfortunato, se si parla di due gare ok, manca l'attaccante, se si parla di otto gare manca l'attaccante, ci sono episodi sfortunati ma manca anche altro che prima c'era, quindi ovviamente poi questo sta allo spogliatoio cercare di capire. Che poi parliamoci chiaro, episodi sfortunati quanti ne volete, ma anche nella partita di oggi le parate di Lewandowski e non solo, qualche episodio che è girato dalla parte del Teramo e che poteva apportare persino una sconfitta però, più rilevante, ci sono stati. Scusate, certo. Quando si parla di episodi sfortunati, allora io rovescio la medaglia. Quando le cose andavano bene, il gol di Arrigoni con la Juve Stabia o il gol di Pinzauti a Potenza, come li etichettiamo? Sono gesti tecnici pregevolissimi, però si possono etichettare anche come momenti fortunati. Se facciamo questo tipo di discorso, cioè, secondo me non si può parlare di fortuna o di sfortuna, parliamo di un momento sì dove la squadra era molto convinta e certe cose difficili riuscivano bene, ora che invece quella convinzione è stata smarrita, sono state smarrite determinate certezze, capita anche che le cose facili non riescano e quindi non si vedono più quelle cose che prima determinavano. Ripeto, il tiro di Arrigoni è un tiro da tre punti, ma Arrigoni un gol così con la maglia del Teramo non l'ha più ripetuto né prima né dopo, per non parlare di Pinzauti. Però quando le cose vanno bene e fai le cose per bene ti riescono anche i gesti più difficili, più complessi, perché sei in fiducia e ora il Teramo quella fiducia non ce l'ha, quindi occhio a parlare solo di fortuna e di sfortuna. Eh sì, peraltro ci hanno appena scritto è finita la fortuna, invece chi invece no, dice, no, è finita la fortuna, prima la squadra giocava bene e faceva risultato, ora la squadra non gioca bene come allora e ha smarrito determinate certezze e convinzioni. Oh Andrea, prima ci è arrivato un messaggio e sono curioso della tua risposta. Perché ci hanno scritto il momento del Teramo è anche frutto della confusione societaria, di questo si può parlare? Certo che si può parlare, ammesso che ci sia, come dice l'amico da casa, confusione societaria. Io non so se c'è, però come non se ne può parlare, ci mancherebbe. Ma se il riferimento a determinate cose, noi ne parliamo da tempo, abbiamo parlato della gestione di Piacentini che non è stata una gestione oculata, lì sono stati fatti degli errori, ora è rientrato, ma certamente non è rientrato il giocatore che aveva reso molto bene a inizio stagione, quindi se si intende quello, se si intende l'incertezza, no, sul centravanti, intervenire, non intervenire, far uscire Bonino, magari non sarà reintegrato, se si intendono queste cose e altre, noi insomma di queste cose abbiamo parlato, cerchiamo sempre di fare un discorso, anche quando si parla di società, un discorso sempre legato alla parte tecnica, poi il resto insomma ci interessa poco. E su questi discorsi noi insistiamo e li abbiamo fatti anche quando le cose andavano molto bene, perché il discorso del centravanti che ora è sulla bocca di tutti era un discorso che qui veniva fatto anche quando il Teramo vinceva e dicevamo occhio a rinforzare quel reparto, perché alla lunga la mancanza di un centravanti degno di tal nome si farà sentire. E ora tutti parlano appunto della mancanza di un centravanti. Ma questo centravanti alla fine, Ani, arriva, non arriva? No, non ridere. No, non lo so, magari, non so quando iniziano i saldi, a fine gennaio, il 31 gennaio, magari tra il 31 e il 1 febbraio magari arriverà qualcosa, no? Battuta a parte, al momento non ci sono indicazioni di una volontà di andare effettivamente a rimpiazzare Bonino, anche perché Bonino era un, passatemi il termine, privilegiato per il Teramo, era in prestito, è vero, non era un attaccante di proprietà, ma aveva l'ingaggio pagato dal Pescara e credo che in questo momento, per quello che insomma sono le indicazioni che ci arrivano e non è che ce le inventiamo noi, ma perché ci arrivano dalla società, la volontà è quella di andare a cercare un profilo under, magari in prestito, oppure un attaccante un pochino più esperto ma che possa sempre arrivare in prestito da un'altra società e magari anche con ingaggio pagato, quindi non si ha al momento il sentore che si voglia investire su qualcuno, premesso che ci sia qualcuno su cui investire in questa finestra di mercato di gennaio, che è sempre un po' particolare trovare qualcuno di interessante. Bisogna essere bravi, bisogna essere capaci nel cercare di
aspettare magari gli ultimi momenti, gli ultimi giorni e cogliere un'occasione, bisogna conoscere il calcio e credo che nel Teramo ci siano conoscitori di calcio che magari anche attendendo gli ultimi giorni possano cercare di cogliere un'occasione che può essere a vantaggio della squadra. Poi bisogna capire da Paci il movimento che eventualmente ci sarà a rimpiazzare Bonino, quanto spazio troverà? Certo. Certo. Tra poco ci ascoltiamo Massimo Paci e poi chiudiamo con il Teramo, però in relazione alle assenze che ci saranno contro il Palermo, perché ieri Paci ha detto l'ASIC con il Palermo non ci sarà, non ce la fa per la gara di Palermo di domenica prossima, peraltro se non erro ad ora di pranzo 12:30. Sì. 12:30. E possiamo dire... La formazione dovrebbe essere... Cioè, c'è un problema. Cioè, mettendo Lewandowski tra i pali, Costa Ferreira, Soprano, Piacentini e Tentardini in difesa, Viero e Santoro in mediana, Ilari, Bombaggio e poi chi gioca a sinistra, a meno che a destra non venga riutilizzato Trasciani e allora poi rispostare Costa Ferreira a sinistra dei tre con Pinzauti o Gerbi. Io penso che a Palermo giocherà Gerbi. Ma, a sinistra c'è anche un Di Matteo? Cioè in rosa c'è anche Di Matteo. Sì, cioè, sì, sì, c'è, ma... Si può dire, noi prima parlavamo di pedigree nel Pescara, si può dire che nel Teramo Luca Di Matteo è uno dei giocatori che ha il pedigree migliore perché ha giocato in categorie superiori, ha indossato divise e maglie prestigiose e nella rosa del Teramo è zero minuti giocati? Sì. Ecco, forse quando si parla magari a livello societario, le scelte, però qui c'entra anche la parte tecnica, Paci. Ora Tentardini sta giocando una bellissima stagione, però che un giocatore che ha quel pedigree, che è in rosa e che ha fatto zero minuti finora, visto che Luca Di Matteo nasce anche attaccante, sì, sì. Perché no lui? Visto che c'è bisogno magari di dare anche una ventata di freschezza, forze nuove, allora perché non lui? Altrimenti che sta a fare in quella rosa? Sì, sì, è fuori di discussione, questo è fuori di discussione. Per confusione, ci specifica anche, grazie davvero, intendo la programmazione che un anno e mezzo fa sembrava... Ma anche questo, che... l'abbiamo detto l'altra sera Jacopo, sulla programmazione, è evidente che questo biennio sta andando in un certo modo, si è partiti in un certo, con una certa ambizione, ora si va un po' incalando, l'estate prossima bisognerà riprogrammare e bisognerà capire cosa fare, probabilmente sarà una programmazione diversa, però è evidente che rispetto a come si è partiti, ora... si sia presa una piega diversa. Assolutamente. Quindi la formazione possiamo dire che sostanzialmente l'unico dubbio è se gioca Trasciani a destra al posto come terzino destro e Costa Ferreira torna nei tre davanti a sinistra, perché mancando Arrigoni e Diachite per squalifica mi sembra abbastanza obbligata. Secondo me Costa Ferreira non lo sposterà mai da lì, anche se magari oggi non l'ha fatto benissimo. Potrebbe anche essere arrivato il momento di Mungo e Bombaggi insieme, non lo so, alle spalle di Pinzauti o di Gerbi, come dicevi tu, poi facendo il conto degli under che il Teramo deve cercare di osservare in questo girone di ritorno, ci sono Viero, Santoro e Piacentini che garantiscono comunque il minutaggio, quindi Bombaggi, Mungo e Lari potrebbero fare i tre alle spalle di Pinzauti o di Gerbi, ecco, a Palermo. Non so, la vedo dura spostare questa Ferreira dalla difesa, considerato quanto Paci tenga alla stabilità difensiva. In effetti alla luce dei risultati degli ultimi periodi forse l'allenatore potrebbe provare a cambiare qualcosa, ci scrivono da casa. Però noi intanto ce lo ascoltiamo, salutiamo Ania, sono le 20:38 e quindi insomma sono stato tempestivissimo, ci ascoltiamo. Ascoltiamo le parole di Massimo Paci. Io resto però. Tu resti, sì sì. Tu resti insieme a me, la giochiamo qua. Fino alla fine del primo tempo. No, poi fino tela. Alla fine del primo tempo poi via. Tela. Ci ascoltiamo Massimo Paci, salutiamo Ania, ciao Ania, ci vediamo martedì per Pro Teramo. Ci ascoltiamo il tecnico del Teramo e poi rientriamo per parlare di Serie D. Di tirare un bilancio, credo che sia un'analisi giusta quella che hai fatto, un'ottima inizio di stagione, adesso stanno venendo meno i risultati, anche se secondo me le prestazioni non stanno mancando,
forse possiamo fare qualcosa di più, ma quello è in dubbio, perché se la Viterbese ha già vinto, ha fatto qualcosa in più di noi, questo è assodato. Però non stiamo mancando così tanto nelle prestazioni, stanno venendo meno i risultati e quindi dovremo trovare le soluzioni per invertire questo momento che dal punto di vista dei risultati non ci sta dando soddisfazioni, lo sappiamo, con la massima umiltà lo accettiamo e cerchiamo di risolvere i problemi. Tanto sì, è giusto dire che abbiamo fatto meglio di Bisceglie, non abbiamo fatto una brutta partita stasera, però possiamo fare qualcosa in più, ma siamo questi, siamo spuntati o meno, siamo questi. Certo che dobbiamo migliorare, questo è indubbio, ma noi siamo questi e gli stessi giocatori ritorneremo, sono convinto, a fare risultato. Forse ci sta mancando, a volte sai, le partite non sempre riesci a giocarle in maniera splendida e portarle a casa. Non abbiamo giocato male, oggi abbiamo preso due pali, magari se una di quelle pali andava a gol, abbiamo subito un gol in maniera abbastanza stupida, quello sì, però ci sta, ripeto, è un momento in cui ci gira male dal punto di vista del risultato, perché quando giochi non giochi in maniera brillante come abbiamo fatto stasera, e magari in altri periodi non le perdi le partite. Questo è il calcio, in questo momento, mezza occasione, perdiamo la partita. È successo così e lo dobbiamo prendere, dobbiamo fare i complimenti alla Viterbese perché ha fatto qualcosa in più di noi e in maniera semplice dobbiamo continuare a lavorare e cercare di, adesso in questo momento abbiamo un po' le ali tarpate, cercare di ritornare ad essere quelli che eravamo prima. Non ho dubbi in questo, non ho sfiducia nella squadra, è la stessa squadra che questa squadra ci ha fatto per un certo senso sognare, quindi io credo che ritrovarci, ma parlo di risultati, non tanto di prestazioni, perché anche in altre occasioni nella stessa prestazione abbiamo portato a casa la vittoria e quindi parlo proprio di risultati che vanno costruiti, ma con grande umiltà dobbiamo solamente tornare a casa, non disunirci. Non cercare scuse, siamo noi i primi responsabili di questa mancata vittoria e lavorare con umiltà come si è sempre fatto e cercare fortemente di preparare la vittoria negli allenamenti per poi riproporla la domenica. Tutto qua, noi altre soluzioni io non ne vedo e quindi non, cioè, abbiamo subito una loro ripartenza, abbiamo fatto fallo ma sono capitate le stesse occasioni a noi dall'altra parte in cui loro hanno fatto dei falli e non siamo riusciti a concretizzarle. Credo che la partita si sia spaccata per una palla inattiva, è così, le vittorie si nascondono nei dettagli e quel dettaglio loro sono stati più bravi di noi a portarlo a casa e quindi dal punto di vista difensivo la squadra ha fatto una buona partita, abbiamo giocato bene, non abbiamo giocato male secondo me, certo potevamo fare qualcosa di più, ma il risultato che non è avvenuto, questa sconfitta qua è figlia un po' del momento, di questo momento che non riusciamo, facciamo fatica a vincere, ma non per questo dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo comunque continuare ad avere entusiasmo perché siamo una squadra molto giovane e quindi qualche errore di gioventù lo dobbiamo accettare e dobbiamo continuare a lottare, non abbiamo altre alternative, la squadra sta giocando un buon calcio, non eccellente, possiamo far di più. Però non è neanche una squadra che oggi è venuta qua a Viterbo e ha subito la Viterbese in maniera chissà così clamorosa. Dobbiamo prendere quello che è di buono e ripeto, con la massima umiltà lavorare. Non abbiamo altre alternative, dobbiamo solamente continuare a crederci. Meccanismi fuori casa, su campi in terra in cui non sono belli, si fa fatica a giocare, non possono venire gli stessi meccanismi che vediamo a Teramo, quello è assodato. Questa mancanza un po' di lucidità o questa foga, io credo che venga perché non riusciamo a vincere, è un momento che non riusciamo a vincere. E questa squadra, io mi immagino i ragazzi che erano abituati a farci vedere grandi cose a vittorie ogni domenica e erano comunque sempre sommersi da complimenti, oggi non riuscire a vincere credo che per loro sia frustrante e quindi questa frustrazione si scarica con eccesso di foga, con un po' di elettricità nell'aria, credo che sia normale
io come allenatore devo mantenere la calma e devo comunque mantenere un certo equilibrio, perché per loro quando vanno in campo è importante avere l'equilibrio e rimanere comunque lucidi anche in questi momenti. Le squadre con gli attributi si vedono in questi momenti e sono convinto che questa squadra abbia gli attributi, lo vedo dalle prestazioni che stanno facendo. E ci manca la vittoria, sì, ma la vittoria la dobbiamo cercare, ma la vittoria arriva, torna, e basta una vittoria per poi ritornare alla normalità. Ripeto, siamo una squadra molto giovane e qualche errore di gioventù lo dobbiamo accettare tutti. Eccoci rientrati, parliamo di Serie D, lo facciamo in compagnia della nostra Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Ben ritrovata, ci sei te perché dal Pineto partiamo, poi parleremo anche di Notaresco e Giulianova, ma partiamo dal Pineto. Innanzitutto vediamo i risultati della classifica, perché non l'avevamo fatta ancora vedere. Eccola qua, Vastese Castelnuovo giocata ieri 0-1, Cinzia Albalonga Notaresco 1-0, Giulianova Aprilia 0-1, Pietro Fiuggi 1-1, Recanatese Castelfidardo 1-1, Rieti Agnonese 3-0, Rinviate, Atletico Porto Sant'Elpidio Montegiorgio, Torrentino Campobasso e Vasto Gerardi Matese. Vediamo la classifica, ricordandovi sempre che, a proposito di abruzzesi, mercoledì la Vastese recupera contro il Castelfidardo nelle Marche. Castelnuovo 22 punti, Notaresco e Campobasso 20, Rieti, 19 la Cinzia Albalonga, 16 Vasto Gerardi e Pineto, 15 Recanatese, 14 Montegiorgio e Fiuggi, 13 Castelfidardo, 12 Aprilia, 11 Tolentino, 10 Matese, 9 Vastese, 5 Giulianova, 2 Agnonese e Atletico Porto Sant'Elpidio. Io direi di bando alle ciance, ci andiamo a vedere il tuo servizio. Pineto Fiuggi 1-1, Roberta Di Sante. Il Pineto non va oltre l'1-1 con l'Atletico Terme Fiuggi, riacciuffando nel finale solo grazie ad un calcio di rigore una gara che si era messa in salita fin dalle primissime battute per gli abruzzesi dopo il passo falso di 15 giorni fa a Rieti. Amaulo cambia modulo tornando al classico 4-4-2, non c'è Salvatore in difesa alle prese con un problema al polpaccio, il tecnico biancazzurro arretra Paoli sulla linea dei difensori, a centrocampo Esposito fa coppia centrale con Mininclerim, mentre in avanti c'è Minnozzi a dar manforte a Tomazzini. Si schiera a specchio il Fiuggi con Incocciati che dà le chiavi del centrocampo a Forgione e Proia, mentre Basilico fa da collante con la coppia d'attacco Tornatore Cifarelli. Pronti via e dopo 6 minuti doccia gelata per i locali che vanno subito sotto quando sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Proia, Forgione è il più lesto di tutti a trovare di testa la deviazione vincente e portare in vantaggio i laziali. Il Pineto colpito a freddo accusa e al 12esimo rischia di insattare il raddoppio con una conclusione dalla distanza di Tornatore che termina a lato. Dopo aver tenuto il pallino del gioco per i primi 20 minuti del primo tempo i laziali arretrano il baricentro lasciando man mano l'inerzia della partita al Pineto che prova a riacciuffare le sorti del match. Al 17esimo è Tomassini a sprecare per poca convinzione un'ottima palla all'altezza del dischetto del calcio di rigore favorendo l'intervento di Novi che al 25esimo per poco non si lascia sorprendere dalla traiettoria velenosa del colpo di testa di Minnozzi. Il Pineto insiste ma non riesce a trovare il gol del pari neppure al 28esimo quando Pierpaoli gira di testa la punizione di Mininclerim con la sfera che lambisce il palo. Si va così al riposo sul parziale di 0-1 in favore degli ospiti. Nella ripresa il Pineto è costretto a fare la partita mentre il Fiuggi approfitta degli spazi lasciati dai biancazzurri per pungere come al minuto 2 quando la difesa locale si fa infilare da Tornatore Cifarelli con quest'ultimo che a tu per tu con Mercorelli saggia i riflessi dell'estremo locale. La reazione biancazzurra 4 minuti più tardi, punizione di Mininclerim, Esposito gira in mezzo di prima intenzione per Tomassini ma la sfera si impenna oltre la traversa. Il Pineto fatica a trovare gli spazi mentre il Fiuggi, ben messo in campo da Incocciati, chiude tutte le porte e Amaulo prova ad inserire forze fresche fuori Serra e Tomassini dentro Del Mastro e Olcese. E proprio il neo entrato al minuto 17 mette in movimento Minnozzi che apre per Esposito il diagonale del centrocampista e la pronta risposta di Novi a chiudere lo specchio. Sale di intensità il Pineto che ora meriterebbe di trovare il gol del pari e che alla mezz'ora grida alla rete quando Olcese di testa impegna Novi che
trattiene la palla sulla linea, a detta del direttore di gara Graziella Pirriatore, che tra le proteste bianca-azzurre interrompe il gioco e fischia la carica sul portiere laziale, ma i locali continuano a premere sull'acceleratore e trovano l'episodio chiave nel finale, quando Della Quercia se ne va in percussione sulla destra, entra in area e viene messo giù da Proia. L'arbitro indica il dischetto e Mininkleri a fil di palo beffa Novi, portando i suoi sull'1-1. Un pareggio che non fa felice nessuno, ma che evita una sconfitta che avrebbe rappresentato una punizione troppo cogente per i biancazzurri, autori di una buona reazione ma ancora troppo poco concreti. Un piccolo passo in avanti in attesa di conoscere se la prossima trasferta contro il Monte Giorgio, fortemente a rischio, si potrà disputare o se ci sarà un altro pit stop. Mister Amaulo, un pareggio acciuffato nel finale che però non ha convinto pienamente. Sì, è vero che era importantissimo non perdere, però c'è ancora da lavorare. Secondo me la squadra ha fatto una buona partita, anzi forse il pareggio si sta pure stretto, perché una volta passati in svantaggio su un calcio piazzato dove sicuramente potevamo fare meglio, e quindi ci siamo trovati a fare la partita contro una squadra, un'ottima squadra come il Fiuggi, e già al primo tempo avevamo avuto un paio di occasioni importanti con Tomassini e con Pierpaoli per poter ribattare la partita. Nella seconda parte di gara mi sembra che abbiamo giocato sulla metà campo avversaria e abbiamo creato, mi sembra già stato un gol, adesso mi dicono i ragazzi che la palla era entrata. Io mi fido del loro, diciamo, giudizio, visto che erano vicini all'azione del gioco. È venuto fuori un pareggio, però se le prestazioni della squadra sono queste, diciamo, sono fiducioso per il futuro, perché sappiamo che dobbiamo migliorare, possiamo migliorare, perché abbiamo le qualità per farlo. Schieravamo una formazione un po' modificata rispetto alle ultime per qualche problema, ecco, di infortuni, però nonostante questo, ecco, giocatori molto offensivi, perché se guardiamo un po' i giocatori in avanti, i centrocampisti, quindi abbiamo provato a fare la partita, però poi dopo c'è anche una fase di non possesso dove magari bisogna lavorare e sacrificarsi tutti quanti. La squadra ha qualità, secondo me, per poter vincere le partite. Adesso sicuramente è poco un punto, però penso che sia un punto di partenza per poi trovare, inanellare un filotto di vittorie la domenica prossima in poi. Non è che abbiamo subito, abbiamo difeso bene, però inevitabilmente quando decidi di difenderti soltanto spesso capita quello che è accaduto anche oggi, ma io vorrei rivedere anche il rigore, perché a me è sembrato chiaramente dalla panchina che il mio giocatore avesse preso il pallone, avesse preso il pallone nettamente, quindi però tanto ormai noi ci siamo abituati, perché ogni domenica c'è qualcosa che purtroppo dobbiamo pagare, quindi non ci rammarichiamo per questo. È una partita che la mia squadra, direi, insomma, come avete visto anche voi, ha giocato abbastanza bene. Quando una squadra fa fatica a realizzare, quando gli dici bene pareggia, come oggi, quando invece dice male, come in altre volte, rischi anche di perdere ingiustamente. Oh, Roberta, di carne al fuoco ce n'è, eh? Perché innanzitutto Amaro ha detto ci sta. Se c'è Roberta in studio, Inter-Juventus non esiste. Wow. Perfetto. Io me la guardo con la coda dell'occhio. Ok. Dicevamo, Amaro dice anche il pareggio ci sta stretto, figurarsi se avessimo perso. E in effetti, probabilmente, non lo so, è così? Allora, il Pineto sicuramente ha avuto una reazione importante, come non è la prima volta che succede, dopo lo svantaggio. Ovviamente c'è stato lo svantaggio iniziale, ha approcciato meglio il Fiuggi, che ha trovato subito questo gol che ha un po' tagliato le gambe al Pineto. Il primo quarto d'ora è stato pro Fiuggi. Poi però man mano
che i minuti passavano, come ha detto anche Incocciati, il Fiuggi ha arretrato il baricentro lasciando l'iniziativa, l'inerzia della partita al Pineto, che effettivamente ha avuto poi la reazione e ha nel secondo tempo fatto la partita. Il secondo tempo è stato quasi totalmente pro Pineto, con il Fiuggi che ha cercato di sfruttare le ripartenze. Paoli per tutta la partita difensore centrale, sì. Quando ci dicono serviva invece probabilmente il suo fosforo, la sua esperienza in mezzo al campo. Allora, Paoli ha giocato sicuramente un'ottima partita oggi in un ruolo non suo. Indubbiamente sì, sono d'accordo con il giocatore, Amaul avrebbe potuto fare anche un'altra scelta. C'era anche Della Quercia che poteva essere utilizzato come centrale per lasciare, diciamo, Paoli a centrocampo, che avrebbe potuto dare più spunti. A centrocampo oggi ha giocato Minincleri insieme con Esposito, che ha fatto il suo, però io preferirei vedere Minincleri in una posizione, questo ovviamente è gusto mio, quindi parere personale, è una posizione più da trequartista e quindi che possa fare da maggiore collante con le punte piuttosto che una posizione da centrocampista puro. Certo. Ci sono stati tanti episodi, no, in realtà non tanti, due in però particolare. Fondamentali. Li vediamo? Anche perché, da dove partiamo? Sì, allora, di occasioni proprio nettissimissime ce ne sono state poche, per cui quei due episodi effettivamente erano importantissimi. Cioè, il primo è un gol non gol. Ah, il famoso gol non gol, ok. Il primo è un gol non gol, c'è un colpo di testa di Olcese, che quando è entrato bene in partita, subentrato quindi a partita in corso. Tanto ha segnato la Juve. No, annullato. Sì. Annullato. Quindi dicevo che è entrato a partita in corso Olcese, c'è questo colpo di testa con Novi che... ecco, il grandissimo Claudio Di Giacomo ha messo anche la linea per farci esatto, praticamente Novi trattiene la palla sulla linea, poi viene caricato, però molto probabilmente viene caricato, l'arbitro ha fischiato la carica sul portiere, viene caricato però a mio avviso dopo che la palla ha varcato la linea. Secondo me questo... Riusciamo a rivederlo, Maurizio, un po' alla volta, cioè... Ecco, qui la palla già varca, già è dentro. Non lo so se dopo che la palla... Non lo so se è stato caricato dopo che la palla ha attraversato la linea. Io mi metto nei panni dell'arbitro. Certo, questo allora, lo vedo, Maurizio, io lo vedo adesso. Lo vedo adesso. Veramente... No, perché vi voglio far vedere una cosa. Nei panni dell'arbitro certo che era complicata, certo, ovviamente. Complicatissimo. Ok, vai avanti, ok. Andiamo avanti. Per farvi vedere una cosa. Allora, qui dobbiamo andare chiaramente frame by frame, quindi la questione un po' va per le lunghe. La palla qui è chiaramente ancora al di qua della linea di porta. Sì. Ok? Intanto vedo una pecetta che mi fa essere felice anziché no. Aveva baciato il logo. Niente meno che proprio lui, Arturo Vidal. Ok, 1-0. Allora, andiamo avanti. Allora, qui la palla è ancora dentro. Perdona, è ancora fuori, giusto? Si è distratto. Ok, ancora fuori. Andiamo avanti, Maurizio. Dobbiamo andare ancora un po' avanti, Ancora un po'. In questo momento, quando questo giocatore, che è Paoli, entra... Vai ancora? Entra così sul portiere, la palla non è entrata, però questa, io non lo so fino a che punto è regolare. Tu dici che regolare. Non è entrata la palla Andrea, qui. Tu che dici? Guarda, è un groviglio che... Insomma, cioè in questo momento la palla è ancora fuori. Stiamo andando, sì, qui in questo momento sì, a me sembra di sì, però stiamo andando noi frame by frame qui. E quando l'arbitro magari ha visto quel groviglio di giocatori, un giocatore in scivolata Siderieti, due giocatori del Pineto in piedi che vanno addosso al portiere, l'arbitro lì più l'assistente potrebbe forse vedere qualcosa.
Io francamente, semmai questo sia gol, e sono molto dubbioso, faccio fatica obiettivamente a etichettarlo come un errore. Certo, la chiamata in questo momento non mi pare neanche sia entrata la palla, in questo momento no, in questo momento no. Comunque l'arbitro poi ha fischiato, insomma, la carica al portiere. Guarda, e il gol non è stato convalidato. Per tessere, allora è difficile interpretarlo perché veramente, come diceva giustamente Andrea, è un groviglio. Qualsiasi decisione avesse preso, probabilmente ci sarebbero stati contenti e scontenti. Questo era, dato il eravamo gol, sullo 0-1. Il Fiorentino è carica sul portiere, non ha dato il gol, non è carica, quello è gol, perché poi nel proseguo dell'azione effettivamente è comunque. E questo, eravamo sullo 0-1. Sullo 0-1 in favore del Fiuggi. Del Fiuggi, su questo. Okay. Poi c'è l'episodio che invece porta al rigore assegnato al Pineto. C'è un Della Quercia che entra in area e Proia che va a commettere l'intervento. Andrea? Beh, sembra che qui Della Quercia accentua parecchio. Sono certo. Sì, ma la sensazione è che effettivamente prenda la palla e sia anche una giocata abbastanza risolutiva, perché poi la palla il difensore la può ulteriormente rigiocare. Certo, viene toccato anche Della Quercia. Cioè, anche qui siamo su una decisione borderline. Fa strano dirlo, poteva far correre come poteva fischiare il rigore, perché prende sia palla sia piede ed è una situazione talmente al limite che anche qui non mi sento di dire ha sbagliato e ha fatto sicuramente bene. Questi però sono episodi, Roberta, che arrivano al termine di una gara in cui, diciamocela francamente, oggi ci si aspettava un successo da parte del Pineto. Assolutamente sì. Squadra che sta facendo male. Sì, il Pineto sta deludendo sicuramente nel corso delle ultime partite, non c'è stata una partita giocata veramente bene. Oggi Amaulo ha parlato di passo avanti rispetto alla partita di Rieti, il che può anche trovarmi d'accordo, però per le qualità che il Pineto ha in campo ci si aspetta sicuramente qualcosa di più. Non è plausibile che una squadra con le qualità tecniche che ha il Pineto, che comunque non riesca ad essere più concreta, manca soprattutto di concretezza. È una squadra che produce, ma poi non riesce mai a finalizzare quello che produce, come se manca un collante, un qualcosa tra i vari reparti. Oggi a tratti sembrava forse un po' troppo compassata, cioè per le qualità che ha il Pineto dovrebbe giocare in maniera diversa, ecco, con un altro tipo di atteggiamento, e dovrebbe essere soprattutto più concreto. Sicuramente Tomassini non sta attraversando il suo momento migliore. Dei tre attaccanti che ho visto oggi, probabilmente quello che mi è piaciuto di più è stato Olcese quando è entrato. Quindi anche Minnozzi ha fatto il suo, però insomma, sicuramente potrebbero fare un po' tutti qualcosina di più. Paoli è stato sacrificato, come diceva bene il nostro telespettatore, quindi insomma qualcosa, ecco, sicuramente ci sono degli infortuni che vanno ad influire. Però prima teso al termine della gara, vero? Sì, sì, perché ecco, durante la partita il presidente Brocco già dalla tribuna insomma si lamentava, perché ovviamente non può essere contento di una formazione che a questo punto del campionato, sebbene non siamo molto più in là con le giornate, però sono già 6 punti di distacco, 6 da Castelnuovo, 16, ecco, 6 dalla vetta, esatto. Quindi sono comunque dei punti che il Pineto sta perdendo per strada. Quindi comunque non era contento dell'atteggiamento della squadra in campo. E poi a fine partita c'è stato un diverbio, un battibecco, diciamo, probabilmente anche per la tensione che si è venuta a creare durante la partita, con il direttore Roberto
Roberto Giammarino, che poi è uscito dalla zona spogliatoio, è uscito dallo stadio, però insomma è stato abbastanza acceso, sì, come diverbio. Il presidente insomma si era un po' arrabbiato per alcune situazioni post gara. Ci scrive: il Pineto ha sempre giocato male, ci scrive Valerio da Pineto. Roberta, stiamo per chiudere la parentesi Pineto, però saluto, perché è rientrato da poco, il viaggio non era proprio dietro l'angolo, sì. Da Genzano, e poi peraltro è arrivata anche una sconfitta. L'allenatore del Notaresco Massimo Epifani, buonasera mister, ben ritrovato. Buonasera a voi, un saluto caro. Allora, ti abbiamo atteso, così ti facciamo vedere, non so se ti facciamo contento, il servizio della partita. Cinzia Albalonga, Notaresco 1-0, Stefano Recanati. Nel freddo pungente del Bruno Abbatini di Genzano, la spunta di misura la Cinzia Albalonga sul Notaresco, al quale non riesce l'aggancio in vetta alla classifica sulla capolista Castelnuovo. I padroni di casa devono fare a meno di Pace squalificato e Angelilli. Gli abruzzesi in formazione tipo si schierano con Banegas e Marchionni alle spalle di Dos Santos. Il primo squillo di marca locale con Panaioli, ma il suo destro non inquadra lo specchio della porta. Al 18° dubbio il fuorigioco fischiato a Dos Santos, lanciato da un ispiratissimo Marchionni. Ex Monte Giorgio 30 secondi dopo lancia Frulla, bravo a inserirsi con i tempi giusti, meno a tu per tu con Santilli, bravo a respingere. I bianchi di casa non ci stanno e si distendono in fase offensiva con Ogianoco in mezzo, pesca Panaioli, ma la mira del 7 come in precedenza non è precisa. I rossoblu provano a pungere anche in contropiede quando Marchionni lancia Dos Santos, ma la conclusione non sortisce gli effetti sperati. Al 27° tegola per Epifani, che perde Colombatti per infortunio, al suo posto Matteo Gallo. Alla mezz'ora stessa sorte per Barbarossa, che accusa un problema muscolare, al suo posto mister Venturi inserisce Di Vico. Nella ripresa subito in avanti gli abruzzesi con Dos Santos che crede in una palla vagante, ma valanga in uscita Santilli, rimedia come può. Il Notaresco fiuta il colpaccio, ma le cose si mettono in salita al 12° quando il direttore di gara espelle per doppia ammonizione Marchionni, reo nella circostanza di aver simulato un fallo all'interno dell'area di rigore tra le proteste della panchina rossoblu. La Cinzia approfitta dell'uomo in più e passa a condurre al 23° con Di Vico, che dal centro dell'area di rigore di testa insacca il cross di Mazzei. Epifani prova a scuotere i suoi mandando in campo Simoncini per Blando e Palumbo per Ghiani, e proprio sui piedi dell'ex Pineto capita una ghiotta occasione al 33°, ma la sua conclusione è a metà tra un tiro e un passaggio sul capovolgimento di fronte Oggiano, oggi un po' in ombra, all'occasione per chiudere la gara, ma il colpo di testa fa la barba al palo. Sul finale di gara Seriello di Chiari ristabilisce la parità numerica mandando anzitempo sotto la doccia Mazzei per doppia ammonizione. Nel recupero tanta confusione in campo che non agevola le speranze di rimonta del Notaresco. Allora abbiamo rivisto il servizio, poi rivedremo anche quel fuorigioco, se c'era o non c'era, lo faremo rivedere anche al mister Epifani. Mister, come valutare questa partita? È chiaro che non è stato semplice anche gestire poi la partita in 10 contro 11 contro un avversario, comunque lo ricordiamo, che la Cinzia Albalonga è un'ottima squadra, non una buona squadra. Ma innanzitutto abbiamo incontrato una squadra forte che lotterà come noi per vincere questo campionato. E io ho già fatto delle interviste, ho già parlato con i miei giocatori, oggi sono orgoglioso della partita che hanno fatto i miei giocatori, perché incontravamo di là una squadra forte, e se oggi dovevamo uscire con un risultato positivo era il Notaresco. E dispiace per l'andamento della gara, perché poi abbiamo fatto una grande partita sia sull'aspetto temperamentale sia sull'aspetto tattico e tecnico, e purtroppo l'episodio su Marchionni pesa sull'andamento di una gara. Non è il primo episodio quest'anno che ci capita un po' negativo da parte degli arbitri, però dispiace, nella partita di oggi è inciso molto, perché credo che il rigore su Marchionni, io non mi lamento mai degli arbitri, credo che sia clamoroso. Perché poi detto anche dal giocatore dell'Albalonga che ha fatto fallo netto, e quindi dispiace per questo, perché andare in vantaggio lì significava un altro tipo di gara, oltre al fatto che recrimino anche sul fatto della munizione, che se non puoi dare rigore non devi dare nemmeno munizione, perché non è assolutamente simulazione. Intanto ti faccio rivedere una cosa,
ridono dalla regia perché non sanno che cosa ho visto io. Guardate Andrea, si è vista bruttissima. Va bene, però è interview è vissuta live, va bene. Va bene. E ti faccio rivedere questa opportunità, mister. E ti chiedo, rimaniamo sul momento in cui parte il pallone dal piede del giocatore del Notaresco, Maurizio, perché quello ci interessa. Poi lo sviluppo dell'azione, tanto sappiamo che è stato fischiato il fuorigioco. Noi vogliamo sapere se c'è o non c'è il fuorigioco. Dunque, rivediamo, andiamo poco avanti, uno o due frame dopo. Ancora, quando... Ok, qui. Dobbiamo, cioè quando il pallone inizia a cambiare la traiettoria dopo l'impatto con il piede, questo è scientifico, non c'è niente da fare. Andrea, secondo te? Secondo me non c'è fuorigioco. Non c'è perché il terzino sinistro tiene in gioco Dos Santos. Ma di parecchio anche. Ma secondo me, vuoi la mia? Secondo me anche il centrale con le scarpini gialli. Può essere, ma sono certo del terzino. Mister, questa poteva essere un'occasione perché andiamo avanti, vi facciamo vedere dove si sarebbe trovato Dos Santos, che da quella posizione, insomma, vabbè, poi ci è andato anche poco convinto perché forse aveva già sentito il fischio, però questa era una grande occasione. Sì, questa era una grande occasione. Nel momento in cui ha ricevuto palla, Dos ha sentito il fischio dell'arbitro, quindi ha mollato tra virgolette davanti al portiere. Però ripeto, oggi rimane una grande prestazione della squadra. Gli episodi purtroppo sono in questo momento un po' negativi nei nostri confronti, però oltre al fatto del fuorigioco rimane la prestazione, rimane l'episodio di Marchionni che poteva veramente cambiare l'andamento della gara. Tra un po' lo vediamo, perché Marchionni era già ammonito. Intanto che cerchiamo il momento esatto dell'espulsione di Marchionni, ti chiedo come sta Colombatti, che oggi è uscito per far spazio a Gallo. Ma Gabriel è andato a saltare di testa quando è ricaduto, ha avuto un problema al ginocchio. Ci auguriamo tutti che non sia niente di grave, innanzitutto per il ragazzo, perché è un ragazzo straordinario ed importante per noi. E quindi in settimana valuteremo le sue condizioni, ci auguriamo tutti che non è niente di particolarmente grave, e così lo avremo più presto in campo. Vediamo se ci siamo, eccolo qua, allora lo rivediamo, ecco tra poco, ecco Maurizio, riusciamo a tornare indietro, esatto, di qualche frame per vedere se poco, ecco, allora complimenti al numero 8 che ci impalla perfettamente, ci impalla perfettamente il momento in cui presunto dell'impatto. Andiamo un po' più avanti. Adesso rivediamola, eccolo qua. Andrea, tu che mi dici, Roberto, anche da te? Io non riesco a decifrare l'azione, perché proprio in quel momento è il momento decisivo dell'azione. Non riesco a capire se c'è impatto o meno. Certo, a giudicare mi pare una caduta abbastanza naturale quella di Marchionni, se devo dire la verità. Non mi sembra una caduta forzata, accentuata o forzata, cercata, anche perché lui è notevolmente avanti rispetto al difensore. Tu dici non avrebbe avuto alcun interesse, a quel punto poteva tirare in porta. No, perché molte volte un giocatore può simulare quando va a fare un dribbling a rientrare e dunque un po' a uscire rispetto alla porta, ma qui sta andando proprio diretto verso la porta. Non so, Roberta? Però è una sensazione, non è corroborata da qualcosa che vedo di concreto. La sensazione è che l'impatto ci possa essere, però sì, effettivamente c'è il lotto che impalla completamente l'azione. Mister, che ti ha detto Marchionni poi al termine della partita? Ma non tanto Marchionni, il giocatore dell'Alba Longa ha detto che l'ha preso netto e era calcio di rigore. Quindi possiamo parlare. Sì, perché il ragazzo è stato talmente onesto poi a fine partita di dire che l'ha colpito calcio di rigore. E non vedo altro perché Marchionni doveva buttarsi, stava andando davanti al portiere. E siamo in area 2-1, quindi credo che poi la caduta è naturale, cioè non è una caduta forzata. Lui cade battendo anche la spalla a terra, quindi credo che sia clamoroso. Poi ripeto, non vuoi dare rigore, ma non devi dare ammunizione assolutamente. Devi ammunizione assolutamente, perché rovini una partita. È la seconda partita che giochiamo in 10 contro una squadra che dovrà lottare per vincere il campionato.
A Monte Giorgio non ci hanno dato rigore su Banegas, che era clamoroso come quello di oggi, sull'1-1 a 5 minuti della fine. Però sono episodi che ci portiamo dentro, ci insegnano che dobbiamo fare di più, perché oggi siamo andati a casa con una sconfitta immeritata, però ne usciamo più convinti di prima che possiamo lottare fino alla fine per questo campionato. A proposito di lottare per questo campionato, ti faccio l'ultima, poi ovviamente ti lascio, perché chiaramente siete appena rientrati. Vedendo la classifica, te l'aspettavi il pareggio della Recanatese, che non giocava praticamente da tanto tempo? E poi prima ci hanno scritto Rieti, attenzione a Rieti. Sei d'accordo? Ti aspettavi il pareggio della Recanatese e questo Rieti che è inarrestabile? Ma della Recanatese purtroppo ha avuto problemi di Covid. Quando tu non ti alleni con continuità per tantissimi giorni, stare fermi 20 giorni, 12-15 giorni senza allenarti o fare allenamenti singoli, ne risenti per forza. E ripartire dopo tanto tempo non è facile. In più adesso dovrà giocare un tour de force importante, dove purtroppo gli allenamenti persi si contano e quindi sarà molto dura. E per quanto riguarda il Rieti, a me quando vennero da noi mi fece una grandissima impressione di solidità, di squadra solida, nonostante noi venivamo da un trittico dove avevamo speso talmente tanto tra Catania, Pineto e Pescara, però mi fece l'impressione di questa squadra solida. Negli ultimi risultati sta trovando continuità, sta giocando in un campo in casa dove è piccolissimo e secondo me sta cavalcando un attimo in questo momento i suoi risultati. Poi dopo, ripeto, in questo campionato ci possono essere sempre delle sorprese, oltre al fatto che ci sono quelle 3-4 squadre che sono forti e lotteranno fino alla fine. Tra le quali il Notaresco? Ma te l'ho detto prima, io oggi sono uscito convinto, ma anche i ragazzi, della forza di questa squadra, anche se non dobbiamo dimostrare niente. Il campionato è lunghissimo, dobbiamo combattere con un Covid che ci incombe su questo campionato. Chi avrà meno problemi e chi riuscirà ad avere continuità nelle partite sicuramente è un grandissimo vantaggio. Quindi combattiamo contro il Covid e contro il campionato, perché è troppo spezzettato, è logico che a chi gli viene spezzettato troppo trovare il ritmo non è semplice. Grazie mister, buona serata, in bocca al lupo. Grazie a voi, un saluto. Ciao a tutti. Ciao mister. Grazie, ciao, grazie mister. A Massimo Epifani. Allora, noi ci andiamo a vedere adesso il servizio di Giuliano Vapriglia, che di fatto chiude questa giornata davvero, ma veramente interminabile. Veramente interminabile. Ci andiamo a vedere il servizio. Fil di palo. Però io non ci posso credere, ragazzi. Cioè, mi state facendo vedere una partita veramente con il patema d'animo, con dei gol pazzeschi, sbagliati. Cioè, vabbè, quello di prima, questo ci ha provato. Questo, insomma, vabbè, sì. Giuliano Vapriglia, 0-1. Il Fadini resta tabù per il Giulianova, 6 partite disputate, un solo punto conquistato nello 0-0 con il Fiuggi e ben 5 sconfitte, l'ultima contro l'Aprilia grazie alla straordinaria punizione calciata dall'ex juventino Olivera. Palla sulla parte bassa della traversa con la sfortunata deviazione di schiena di Amadio. Non è stata una bella partita, giocata peraltro su un campo pesante e scivoloso, moduli inizialmente quasi speculari, ma gli ospiti hanno messo in campo una maggiore cattiveria agonistica, cercando di mantenere un baricentro alto, una linea difensiva altrettanto alta e una superiorità numerica a centrocampo con un 4 contro 3 quasi costante. Tra i giallorossi l'esordio dei nuovi acquisti Caso, Battilana e Celin, esordio anche per De Cerchio prelevato ad inizio anno ma mai utilizzato. Quest'ultimo invece è sceso in campo dalla mezz'ora del primo tempo per l'infortunio di Antonelli. Una prima frazione di gara povera di emozioni, anche se al 26esimo Paudice aveva vinto il duello con il suo dirimpettaio sulla linea di fondo, scagliando il pallone in rete da posizione difficile. Ma per il secondo assistente, la sfera, poco prima di essere calciata in porta, aveva oltrepassato la linea che delimita il rettangolo di gioco. Giallorossi in affanno nelle battute finali dei primi 45 minuti. Amadio compie un mezzo miracolo su Bosi, che da due passi riesce a calciare in porta, mentre poco più tardi Calisto approfitta di una incomprensione tra Amadio e Battilana. Fortuna per i padroni di casa che in tuffo
colpo, il giovane difensore avversario non inquadra lo specchio della porta. Anche nella ripresa la Priglia sfrutta la maggiore fisicità, andando a presidiare ogni zona del campo, lottando su ogni pallone e vincendo spesso i contrasti sulle seconde palle. Mister Del Grosso richiama Battilano e uno spento Campagnacci per inserire Ancinelli e Cipriani, ridisegnando la propria squadra. Poi alla volta di Celin a lasciare il campo per avere una maggiore vivacità con Barlafante. Qualcosa in più si vede, ma la truppa giuliese paga le troppe assenze in difesa, con Danna costretto a giocare centrale sulla linea arretrata, lui che invece ha piedi buoni da regista basso. Il tecnico di casa ha dovuto fare di necessità virtù. La punizione da cui scaturirà il gol ospite nasce da un errore in chiusura di De Cerchio, che sgambetta al limite dell'area a Bosi. Il numero 7 non avrebbe potuto fare nulla da quella posizione, anche perché in copertura era arrivato Ferrini. Olivera si sistema il pallone un paio di metri più distante dal vero punto di battuta. Il suo destro è potente, nulla da fare per Amadio. È il minuto 33. Manca poco tempo alla Giulianova per rimontare, qualche buono spunto lo crea pure, ma alla fine a festeggiare saranno i laziali, giallorossi sempre più in difficoltà in classifica, con appena 5 punti conquistati e una salvezza sempre più distante. Allora, sconfitta per il Giulianova, d'altronde dal punto di vista balistico con Ruben Olivera non si può mai stare tranquilli, però Andrea, sono arrivati in settimana alcuni giocatori che dovrebbero dare una mano a questa squadra, che adesso Giulianova deve cominciare a fare punti, Sì, il problema è proprio questo, che sono arrivati in tanti e sono scesi tutti in campo, quindi quando prendi un giocatore da una parte, uno dall'altra ancora, li metti in campo con tre allenamenti, sì, ci speri, però è anche un po' un terno all'otto. Il quarto De Cerchio, un ritorno, è colui che ha l'unico che è partito dalla panchina dei nuovi, è quello che ha propiziato la punizione. Vabbè, ma purtroppo il disco è rotto, nel senso che non possiamo che ripeterci a Giulianova. Sono arrivati giocatori come Caso, come Padovani Selin, come Battilana, come De Cerchio, però la sostanza è che manca quel qualcosa che permette alla squadra, quella chimica che permette alla squadra di esprimersi a un certo livello, manca convinzione, un po' tutto da ricostruire. Certo, è andato via già un pezzo di campionato, c'è tanto da ricostruire, non c'è il sostegno del pubblico e ho già detto che questo comunque incide. Non è facile la situazione. Domenica c'è il campo basso. Sì, la situazione del Giulianova è molto difficile. Io voglio pensare che la prossima partita sarà molto difficile, non dico che sia scontata la sconfitta, però sarà una settimana ulteriore per inserire i nuovi, poi ci sarà un'altra settimana ancora, dopo la gara col Campobasso deve ripartire forte il campionato del Giulianova, premesso che io su questi innesti ho qualche dubbio. Battilana era in eccellenza ad Avezzano, questo Padovani Selini io non lo conosco, era ad Arzachena, ha giocato poco. De Cerchi è un buon giocatore, bisogna vedere come si reinserisce in questo contesto. Insomma, Caso è un buon difensore, però anche lui ha la sua età, ma poi dietro non c'era un Rene Lucci, non c'era Demo Leon. È una situazione, ripeto, molto molto difficile, con Del Grosso che continua a lavorare avendo tutti questi cambiamenti di organico, è difficile trovare stabilità. Guarda, io accomuno Giulianova e Vastese, sono squadre che hanno cambiato tanto, dove c'è molto caos, ma davvero troppo, ed è difficile poi fare ordine e avere una stabilità anche in campo. Quindi le squadre peggiori abruzzesi di questo campionato sono quelle che hanno più caos e sono quelle che hanno cambiato tanto, troppo l'organico rispetto a quando erano partiti, e sì, purtroppo questo poi si riflette in campo. Roberta, sei d'accordo? Non è facile, in 20 secondi, perché siamo veramente in chiusura. No, assolutamente, è una situazione di particolare difficoltà, come diceva Andrea, adesso è importante lavorare almeno in queste due settimane per cercare di inserire quantomeno i nuovi, anche se non sarà facile per Del Grosso, però è l'unica cosa che può fare in questo momento, cercare di inserirli il più possibile per riuscire di ricacciarci qualcosa al più presto. Assolutamente sì. Andrea ha nominato la Vastese, con Vastese Castelnuovo di ieri, con il servizio noi chiudiamo una giornata intensa, è andata dal punto di vista sportivo male, perché non abbiamo visto una vittoria, ecco, l'unica è quella di ieri del Castelnuovo, ma contro la Vastese, esatto. È andata male, però è stata una giornata lunghissima, intensa, partita alle 14:25, Andrea.
Sì, il meglio deve ancora venire. Deve ancora, sì. Poi Jacopo andrà a festeggiare, forse. No, ma non è cambiato forse. Il risultato. Mi ha fatto venire... No. Il meglio deve ancora venire perché io mi rifugerò nel secondo tempo. Un coccolone mi ha fatto venire. Va bene, noi chiudiamo con Vastese Castelnuovo 0-1, ringraziando Andrea ovviamente. Ciao Andrea. Ciao a tutti, a presto. Grazie a Roberta, ciao Roberta. Grazie a voi, buonasera a tutti. Poi fatemi davvero ringraziare tutta la squadra di TV6 con Loris Bennato, Stefano Recanati, Claudio Di Giacomo, Maurizio Da Qui in regia, Samuele Mucci. Fantastici perché tante ore di diretta, siamo quasi a 7 consecutive. Non è facile, ci vediamo il servizio di Vastese e Castelnuovo 0-1, noi ci salutiamo, l'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata. Loviso fa, Loviso disfa, ma alla fine è un suo gol a regalare il successo al Castelnuovo al cospetto di una Vastese spenta, spuntata, e che avrà mercoledì a Castelfidardo la possibilità di rifarsi quanto prima. La rete del centrocampista 5 dal 90esimo regala 3 punti alla formazione di Guido Di Fabio in una gara che parte al piccolo trotto. Gli aragonesi provano a fare la partita, Martiniello tenta il gran colpo a metà tempo, con Natale bravo a rifugiarsi in corner. La Vastese avrebbe bisogno di un guizzo per accendere la contesa. Il Castelnuovo di fatto glielo regala al 27esimo, quando Sbarbati sbraccia troppo su Di Filippo e Peletti di Crema, richiamato dall'assistente, gli sventola un rosso diretto che condannerà i neroverdi all'inferiorità numerica per il resto della contesa. Una defezione che peserà sì, ma non in maniera decisiva. Loviso prova la super giocata poco dopo la mezz'ora, Di Rienzo non si fa sorprendere e allora i padroni di casa tentano qualche assalto con Meola. Al 39esimo, conclusione deviata in corner da Natale, mentre due giri di lancette dopo il centrocampista calibra male il pallonetto. Nel secondo tempo ci si attenderebbe una Vastese arrembante, entra Bernardi per Cardinale, ma le vie davanti sembrano sempre o troppo strette o eccessivamente intasate. Il Castelnuovo regge e riparte. Al 61esimo D'Egidio ci prova centralmente, D'Addario inserisce Martinez per Meola, ma è ancora D'Egidio a farsi vedere a metà tempo. Di Fabio gioca la carta a fagioli e avrà ragione, perché al minuto 85 Foglia guadagna un piazzato che Loviso calibra nello specchio. Di Rienzo è sorpreso e la palla in fondo al sacco per il vantaggio ospite, a quel punto meritato. Vastese al tappeto e che 3 minuti dopo rischia di andare sotto di 2. Lenucci, appena entrato per Di Filippo, atterra proprio Fagioli in area di rigore. Peletti manda Loviso dagli 11 metri, ma il numero 5 sbaglia l'occasione clamorosa che tiene in vita gli aragonesi che, incredibile ma vero, si vedono solo nell'ultimo minuto di recupero con la testata di Altobelli respinta da Natale, che certifica che il Castelnuovo è una grande squadra in grado di lasciarsi alle spalle l'amarezza di domenica scorsa. Per la Vastese leccarsi le ferite non basta, per salvarsi mercoledì e domenica prossima servono punti e gare più convincenti.